stiamo qui a commentare un'altra brutta prestazione e anche un brutto risultato. Ma per me non è stata così brutta la prestazione, sicuramente il risultato sì, però la prestazione, la squadra comunque ha giocato, abbiamo creato, non siamo riusciti a finalizzare il gioco che abbiamo fatto e purtroppo con un'ingenuità abbiamo regalato il rigore agli avversari. E avevo detto, come avevo detto nel prepartita, si decideva negli episodi sono stati più bravi loro, noi non abbiamo sfruttato la mole di gioco che abbiamo fatto e loro con poco hanno vinto la partita. Hai detto che c'è stata la prestazione, no? Sì, per me è stata una brutta prestazione. Questa quindi è la Samp che ci dobbiamo aspettare? No, non è la Samp. Perché se con la prestazione si fa 0-0 o 1-0 si perde il rigore. Purtroppo le prestazioni vanno condite dai gol e dalle vittorie. Secondo me la squadra ci ha dato, non si può dire che non ci ha messo l'impegno. Secondo me abbiamo anche fatto gioco, purtroppo siamo mancati negli ultimi 20 metri, nel passaggio, abbiamo messo tanti cross con Di Domenico Antonio, non li abbiamo finalizzati. Siamo mancati in fase offensiva e abbiamo concesso qualcosa nella fase difensiva, loro sono stati bravi a sfruttare quel poco che gli abbiamo concesso e noi invece magari abbiamo fatto di più ma non siamo riusciti a far gol. Cesare, se io la stimo molto, sì. L'ho visto chiacchierare sotto con il direttore sportivo, che vi siete detti? C'è il pericolo che... non abbiamo parlato di questo, eravamo amareggiati chiaramente per il risultato, perché comunque quando inizi a intravedere magari un pochettino di luce in questo momento, questa sconfitta è una bella mazzata, perché comunque eravamo venuti qui e anche la formazione lo testimonia, con la speranza e la voglia di vincere. Chiaramente avevamo Varga che era indisponibile, ho dovuto inserire l'unico centrale che abbiamo a disposizione, che è Picca, che ha fatto anche una buona partita, che nel 2002 si era liberato un posto per un over, ho inserito Di Domenico Antonio che nelle ultime due partite aveva fatto bene, quindi abbiamo giocato con due punte e un trequartista offensivo, quindi l'intenzione di vincere e di fare la partita c'era, secondo me per certe cose l'abbiamo fatto bene, però siamo mancati completamente nella fase conclusiva, negli ultimi 20 metri, nell'ultimo passaggio, nell'essere più cattivi in area. Il rigore è stato costretto, è stato costretto a farlo Piga? No, il rigore ha fatto fallo Lisi. Sì, è stato un fallo di Lisi. Mister, una domanda. Ferretti come me non è stato convocato e come ha visto i due esordienti, Fall e Pica? Ma secondo me Pica ha fatto una buona partita. Chiaramente è un giovane, poi l'ho messo in campo anche perché non avevamo altri centrali e comunque si era allenato poco con noi, perché giocando domenica e mercoledì non l'avevo visto, invece secondo me ha risposto bene, ha fatto una buona gara. E Fall è entrato in un momento, dopo un quarto d'ora del secondo tempo, ha fatto vedere che ha delle doti, ma il ragazzo le ha le doti, però non si può chiedere neanche a uno che arriva, che fa mezz'ora, che ci risolva tutti i problemi, quindi... Secondo me c'ha delle qualità, ci vuole un po' di tempo chiaramente per ambientarsi, però ha caratteristiche diverse rispetto agli altri due attaccanti che abbiamo. Quindi... Ferretti? Ferretti credo che sia dovete chiedere alla società, è un discorso di mercato, che quindi sono cose che il mercato, che io non lo fa la società. Senta mister, perché ha tolto Ferri Marini in apertura di ripresa, quando forse magari tutti ci aspettavamo magari De Sena? Ma De Sena, perché nelle ultime due partite tutto sommato aveva fatto due gol ed è un giocatore più d'area di rigore magari rispetto a Ferri Marini, però potevo cambiare anche De Sena, non era l'inserimento di Fa, secondo me ci stava e ci voleva anche per farlo ambientare, era una scelta tra due giocatori cui uno magari aveva fatto le ultime due partite due gol e l'altro ne aveva fatto uno su punizione, è vero, però... Senta, lei ha detto è una mazzata questa sconfitta. Mazzata in questo momento sì. Come pensa adesso di rialzare la testa, considerato che già stavamo facendo fatica di alzarla? No, vabbè, ma cioè, una mazzata in questo momento, è chiaro che siamo tutti delusi e amareggiati, però l'abbiamo già rialzata. E in casa sicuramente facciamo prestazioni diverse, portiamo a casa risultati diversi. Il problema è fuori casa che non riusciamo a ottenere risultati, una vittoria che ci possa sbloccare, perché è impensabile fare un cammino così, cioè comunque in casa, meno da quando sono arrivato, qualcosa di buono è stato fatto come risultati, perché abbiamo fatto tre partite, due vittorie, un pareggio, due passaggi di coppa, e fuori casa invece abbiamo fatto tre sconfitte e un pareggio. Senta,